eccetera, 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 perché non ci sarà soltanto il computo metrico del quadro elettrico piuttosto che dei cavi elettrici utilizzati in quel progetto. Io ho chiuso praticamente di fatto in questo modo la mia presentazione, vi chiedo ancora qualche minuto di tempo perché siamo curiosi di avere ulteriori informazioni da parte vostra. Quindi adesso ci sarà una serie di domande che servono a noi sostanzialmente per capire come muoverci nel mondo del BIM nel nostro paese. Facciamo questo discorso non soltanto in Italia ma anche all'estero, ma siccome sto facendo un corso in Italia cerchiamo di capire come l'Italia si sta muovendo, come il progettista italiano medio si sta muovendo. Quindi vi chiedo gentilmente di darci una risposta su queste domande che vi arrivano. Sono 5-6 domande se non ricordo, nel frattempo verifico se sono arrivate altre informazioni. Qui non c'è la risposta giusta o sbagliata, attenzione, serve semplicemente per capire come funziona il mondo BIM nel nostro paese. Grazie per la collaborazione. Avete qualche minuto in più rispetto alle altre domande in modo tale da rispondere a tutte le 6 domande, credo che siano, vediamo se sono 7 domande a disposizione e poi vediamo un attimino come avete risposto.
Ok, adesso aspettiamo l'elaborazione dei dati. Bene, allora, io mi prendo separatamente le domande perché il sondaggio mi ritaglia, non riesco a leggerle completamente. Allora, che percentuale di lavori, non so, la domanda non la vedo perché è troncata. La stragrande maggioranza delle persone ha risposto al di sotto del 50%. Quindi probabilmente c'è stata un'inversione, chiedo scusa un attimo, eccola qua. Che percentuale è stata invertita la prima con la seconda? Non c'è nessun problema. Che percentuale di lavori voi realizzate con il BIM al di sotto del 50%? Va bene, questo è un primo dato interessante. Per la figura di BIM specialist, quindi immagino che sia la prima domanda. Avete una risorsa interna allo studio? La risposta è no. Quindi io avevo già intuito che questo fosse così dalle risposte che avevate date precedentemente, se non erro la seconda o la terza domanda. Quindi proseguiamo. La domanda è: utilizzi la metodologia BIM nella progettazione elettrica? La risposta è no. La maggioranza di voi, i 2/3 di voi, risponde no. Evidentemente hanno a che fare. Voglio pensare che abbiano a che fare con progetti ad uso privato. Il consiglio mio è non pubblico. E il consiglio mio è di comunque, anche se il progetto è privato, per poter essere più competitivi, poi vedete voi chiaramente, di quindi abbracciare questa metodologia perché vi consente delle ottimizzazioni che altrimenti non avreste. Poi magari Fedele cercherà di, come dire, attivarvi ancora di più in questo mondo con il suo esempio. Poi, in che percentuale utilizzi la metodologia BIM, la progettazione elettrica? Le risposte disponibili erano 25, 50, 75, 100, quindi chiaramente è la 25%, quella più utilizzata, quindi siamo nella risposta A. È in linea esattamente con chi non utilizza la metodologia BIM. Ok, d'accordo, non fa una piega. Utilizzate le librerie presenti nel web per i vostri progetti BIM. Ovviamente, qui ecco, c'è una cosa un po' strana, c'è un equilibrio sostanziale tra chi dice sì e chi dice no. Quindi posso immaginare che tra quelli che utilizzano il BIM, un po' si fanno le librerie in casa, come penso, qualcun altro invece è un pochino più scaltro e quantomeno magari per mancanza di tempo utilizza le librerie preconfigurate da certi fornitori, da qualche costruttore, il che ci sta, è chiaro. Quelli invece che se le fanno in casa, magari il consiglio che vi do è provate a buttare un occhio nelle librerie che vi mette a disposizione l'ABB, magari trovate qualche cosa di già pronto che vi può essere d'aiuto e vi fa risparmiare tempo. Poi, ritenete che la qualità dei modelli BIM, in questo caso, la quantità di informazioni sia importante? La risposta è sì, va bene? Quindi apprezzate il fatto che ci siano queste informazioni importanti, che non siano soltanto grafiche, ma che siano proprio di applicazione
contestualizzata al progetto. Ottimo. Poi l'ultima, a questo punto, è: utilizzate le soluzioni plug and play dei modelli BIM ove presenti. Anche qui c'è un equilibrio tra sì e no. Evidentemente, non discuto che se ne è giusto o ne è sbagliato, ma evidentemente c'è qualcuno che fa un qualche cosa, anche ha già preparato qualcosa per conto suo. Ok, io vi ringrazio molto per la vostra partecipazione, non vi saluto ancora definitivamente perché vi farò, ci saluteremo alla fine della presentazione Fedele. Adesso, visto che siamo arrivati, anche seppur con un po' di anticipo, alla pausa caffè, meritata pausa caffè, io, se Fedele è d'accordo, direi di anticipare un attimino la pausa caffè di questi 5-6 minuti e poi Fedele partirà con la sua presentazione con i famosi 5-6 minuti d'anticipo. Quindi, se siamo tutti d'accordo, io vi auguro buon caffè, ci vediamo intorno alle 4:05, così Fedele può partire con la sua presentazione. Tutti d'accordo? Cosa ne pensi, Fedele? Certo, va benissimo. Va benissimo? Perfetto, allora. Allora sospendiamo un attimo il webinar e ci aggiorniamo tra un quarto d'ora. Vi ringrazio per il momento e non lasciate il webinar.